Buongiorno Fiorellini, come va? State bene? State bene? Siete contenti che da oggi si può tornare in discoteca? Così almeno dicono, no? Sono l'11 oggi, dall'11, da stasera, si può tornare finalmente in discoteca, no? Quindi è un sintomo di ripresa, la cosa sta ricominciando ad andare per il verso giusto, nonostante incombono nubi di ogni tipo, bollette rincarate in maniera trascendentale, sintomi di guerra. Voglio dire, ma non potevano fare la guerra eventualmente quando fa un po' più caldo, con quella neve, con gli scarponi in mezzo al ghiaccio, mamma mia, che... Già la guerra di per sé brutta, già morire ammazzati non si sa per che cosa è una tragedia, ma anche col freddo, cavolo. Aspettiamo che fioriscano i mandorli, almeno nel caso fosse proprio necessario. Ho letto con una certa... non so come dire, con una certa... così... ironia, ok, ma non me ne faccio una colpa, che Di Maio ha parlato per telefono con Lavrov. Ora Lavrov è il ministro degli esteri russo, non so se mi spiego. A questo punto mi domando, cioè, in che lingua si sono comunicati? Cioè, parlava in cirillico Di Maio, cioè in russo, o Lavrov in italiano, non credo. O forse sciorinava Di Maio il suo inglese? Comunque la telefonata non ha sortito un granché di affetto. E poi secondo me, insomma, per una cosa così, la telefonata, ma che... la telefonata si fa la fidanzata, si fa prenotare il ristorante. Telefoni al ministro degli esteri russo per dirgli, mi raccomando Lavrov, tieni lontano i carri armati. Tutto c'ha un sapore di, non di fantapolitica, ma di pochade, di farsa. Ah, signor, da una Madonna d'un Dio. Poi c'è lo spread, poi qua, poi là, poi su, poi giù. Insomma, non ho granché, perché io un po' pensavo che dopo che Mattarella si è reinsediato, che Draghi può fare tranquillamente il suo lavoro, qualcosa un po' potesse andare un po' per il verso giusto, ma per il momento siamo tutti in attesa. Cioè, da una parte va bene con la pandemia, dall'altra va maluccio con le altre cose, quindi insomma cercheremo di farcene una ragione, no? Nel frattempo tendiamo di fare il doppio derby con l'Inter. Il calcio rimane l'oppio dei popoli, come qualcuno lo definì. Questo è un po' quanto ci viene dato da sapere. Ho un sentore di ripresa del mio lavoro. Ho visto ieri un bellissimo club qui a Milano dove si potrebbero fare degli appuntamenti fissi. Un bellissimo club. Ma di questo vi darò ampia dilucidazione nei prossimi giorni, perché insomma... se facciamo questa cosa bisognerà comunque cominciare a parlarne un po'. E... questa sera vado al cinema, ve l'avevo già detto, no? Ogni tanto mi ripeto, ma insomma è normale la mia età. E quindi sono molto così contento di andare finalmente al cinematografo. Mi ricordo quando da ragazzi andavamo al cinema, io e il mio amico Sergino Moratti, andavamo a sabato sera, prendevamo il pacchetto di Astor da 10, ma non perché fossero più buone di altre, perché avevano un bel pacchetto, mi ricordo, dorato, color castagna, con la faccia probabilmente di Astor. Si poteva fumare al cinema, c'era posacenere davanti, si fumava. Andavamo a vedere dei bei filmoni che ci potevano vedere una volta, mi ricordo. Dove osano le aquile, Lawrence d'Arabia, il Cid,
insomma. Finito quello uscivamo nella meravigliosa piazza di Verona, andavamo dietro Piazza Bra alla birreria Dab a berci una birra. E io dicevo a Sergino, dai Sergino, beviamocene un'altra. Sergino, che era molto più morigerato di me, no dai, ma dico dai Sergino, il sabato beviamoci un'altra birretta. Finito quello si tornava a casa, questo era il nostro sabato di liceali. Andiamo al libricino di oggi, vediamo un po' cosa vi racconto. Il Napoleone, che cos'è? È il bicchiere dal gambo basso, panciuto alla base, solitamente usato per bere il cognac. Si chiama Napoleone. Se devo proprio scegliere, preferisco l'Armagnac. Buona giornata.